La sanguinosa vittoria di Magenta aveva aperto la via a quella che la storia ricorderà come la più cruenta battaglia della seconda guerra d'indipendenza. Va in scena uno spettacolo che è stato progettato proprio per la Croce Rossa, uno spettacolo ovviamente ispirato ad un Hunt che ho composto insieme a una musicista, Laura Toffetti, l'abbiamo composto insieme. È un percorso fatto da una parte musicale iniziale e una parte di teatro, che è quello di cui io mi occupo, dove abbiamo usato la storia di Dunant e usato un momento in cui Dunant praticamente ripercorre le sue memorie, le sue storie, un po' alla fine, un momento di dove rimette insieme le idee e rimette in fila tutto il suo percorso. Mi piaceva raccontarlo così, come se fosse una memoria e non nel momento della battaglia. Il terreno è ricoperto da resti di ogni genere, pezzi di arma, oggetti di equipaggiamento militare, abiti sporchi di sangue. E poi vedo le facce dei contadini, stanchi, affamati, spaventati, rinchiusi senza acqua né cibo da più di 20 ore. E dalla strada arrivano questi soldati con gli occhi sbarrati in uno stato di shock nervoso, tremiti, convulsioni. Gravemente, impazziti dalle sofferenze, imploravano di essere finiti. È sicuramente un modo alternativo di vivere il museo, di presentare e di ripercorrere la nostra storia, che diventa ed è e resta una storia contemporanea. È stata una battaglia importante e che ha visto i soccorsi di Croce Rossa in tutto loro esprimersi, battaglia che continua nel tempo e che vede Croce Rossa impegnata sempre a soccorrere le persone nelle varie avversità, che siano guerre, che siano epidemie, che siano eventi catastrofici in generale. Ci vogliono delle società permanenti e indipendenti, scrivi indipendenza, indipendenti dai governi delle nazioni e che lavorino anche in tempo di pace. Queste società eviterebbero lo sperpero di fondi e una distribuzione poco equa dei soccorsi. Società che potrebbero anche offrire grandi servizi in tempo di epidemie, di inondazioni, di grandi incendi e altre impreviste catastrofi. Inoltre è molto importante per quanto riguarda le guerre mettersi d'accordo prima e trovare prima dei principi comuni, perché quando cominciano le guerre, le parti in causa non vogliono trattare più questi problemi. Principi comuni sì, ma anche persone preparate, capaci, pronte, già disponibili, perché sono state istruite prima. Alla fine dello spettacolo c'è anche un'installazione nel famedio e nella chiesa sconsacrata che è diventato un famedio qui vicino. Abbiamo riempito un famedio di barelle pieno come erano durante la guerra di Solferino e l'abbiamo messo però abiti di oggi, vestiti tradizionali di oggi di tutto il mondo, le divise militari di Croce Rossa, di Vigili del Fuoco, e in mezzo a questa installazione ci sono anche dei video di eventi in cui Croce Rossa ha portato soccorso, di momenti in cui il mondo ha avuto bisogno di soccorso. Ho raccolto e cercato vestiti di persone amiche e di sconosciuti che mi hanno comunque dato qualcosa di loro, per raccontare di tutti, del mondo che ci circonda e del nostro bisogno di aiuto nei momenti di tragedia. È un momento alternativo per ripercorrere la nostra storia, riviverla noi in prima persona e farla vivere agli altri. Non è solo un momento di stasera, lo spettacolo, la manifestazione, l'evento verranno riproposti domani, sempre a Castiglione, e domenica prossima a Brescia. Ammalato nel corpo e nella mente, nel 1892 viene ricoverato nella camera 12 dell'ospizio di Hayden, dove trascorrerà gli ultimi 18 anni della sua vita. Ma la sua figura non viene dimenticata e nel 1901, 9 anni prima della sua morte, viene insignito del primo premio Nobel per la pace,
per il suo ruolo di fondatore del movimento della Croce Rossa.